è difficile parlarne. Non si può mai chiedere cos'è la magia. La magia, c'è una frase latina che dice: la magia è quodam ubique, quodam semper, quodam ab omnibus creditum est. Cioè che la magia è quella cosa che ovunque, sempre e da tutti è creduta. E alle forze misteriose ci credi? Cioè, nel film si contraddicono, si dibattono entrambe le posizioni. Ad esempio c'è un personaggio che dice che secondo lui, è uno psichiatra, che dice che secondo lui non sono gli specchi incrinati che portano sfortuna, ma le menti incrinate. Torniamo a 763 Fritt, quando è pronto me lo dico. Pronto. Ecco, un attimo prima di partire. Adesso passiamo una scena che abbiamo, una delle scene più importanti del film, verso il finale, una scena movimentatissima, piena di rumori, di effetti. A me mi secca presentare i miei sistemi, perché non mi piace raccontare come faccio le cose mie, quindi con grande riluttanza la presento. Passa, passa. Pronti, sta passando. Non spiegherò tutto, poiché ognuno ha i suoi segreti. Vai. Come nella mia vita nessuno sa niente, così dei miei sistemi. Ecco, qui sovrapporremo poi varie colonne che sono state registrate in altri ambienti, in altri teatri di posa, musiche, truppe che hanno fatto i vari rumori, registrato tuoni, alcune cose riprese dal vero. 5 colonne musica, in tutto 36 colonne. Adesso immaginate questa scena come verrà vestita da queste 36 colonne di effetti, musica e venti. Ecco, sta per finire. Ok, basta. Riavvolgete. Adesso la rivedrete invece nel... Com'è il circo? Via tutto! Potresti dare una definizione dello spettacolo? Che cos'è uno spettacolo? Lo spettacolo è una
cosa composita, è un fatto molto composito. Ma lo spettacolo poi in genere, lo spettacolo per il pubblico è, secondo me, è un ricevere emozioni. Emozioni poi si danno in tutti i modi, si forniscono e si creano in tutti i modi. Dio sai poi perché faccio del cinema? Pensa, io faccio del cinema perché voglio essere amato. Già hai capito perché, che tipo di dialogo ho con il pubblico, non solo italiano, dappertutto. Amato da chi? Amato. Amato. Basta. Cioè tu ti vedi tutte le teste... Ci sono molti perché per cui uno fa certe cose, per cui uno è artista, per cui uno si esprime. Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa... Per molte ragioni. Io lo faccio... Ho molto indagato su me, perché. Li vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché. Io so assolutamente. Io faccio quello che faccio perché voglio essere amato. Tu non lo fai per il denaro? No. Tutto sul giallo, tutto sul blu, cerca di dargli una tonalità più giusta, ecco, qui siamo rosa, rosiamo, quella più rosa, l'incarnato, Dario, sì. Tu qualche volta hai paura? Io ho paura sempre, spesso, no, sempre no. Spesso, sì. D'altra parte, capisci, io non potrei far paura nei miei film se non avessi paura come tutti, anche un po' più di tutti. Morte, morte, morte! Dammi la forza!